sì, non, io non sono un politico, insomma, lo sapete. Siamo stati ragazzi insieme tanto tempo e quindi è stata una bella cerimonia, ma anche gli altri due medaglie di civica riconoscenza, secondo me se le sono meritate moltissimo. E devo dire, ho visto anche molta attenzione e anche molta disponibilità, perché proprio c'è bisogno di stare insieme. Ho notato proprio una volontà, insomma, è stata una cerimonia anche molto, molto articolata, non voglio dire lunga, però ho visto che le persone stavano volentieri insieme. Questo mi ha fatto enormemente piacere, perché significa che c'è tanta voglia di ritrovarsi, tanta voglia di fare le nostre piccole scaramucce quotidiane e anche però di stare insieme. Questo mi ha dato proprio questa sensazione. Credo che se fosse durata un'ora più nessuno avrebbe manifestato un dispiacere, ecco, perché i nostri paggi maggiori, le chiarine, insomma, è il nostro mondo. È un mondo oggi un pochino appannato, ma che ritornerà lucidissimo, ne sono certo, quanto prima. Lei ha dato appuntamento infatti ai pali del 2022, in conclusione, di rivedersi il prossimo anno. Per quanto riguarda il Mangia, certamente, non credo ne faremo uno in più. Il resto siamo appesi a tante cose, ma è chiaro che la strada è molto in salita, è difficilissima, l'ho già detto anche ieri, come avete sentito, perché mi piace dire sì sì, no no, quando non mi piace portare in giro soprattutto le speranze dei più giovani, che legittimamente hanno diritto di godere quello che hanno goduto tutte le precedenti generazioni. E questo stop di 2 anni è veramente qualcosa di innaturale per tutti noi, ma lo sapete meglio di me. Grazie, grazie.